Mi è venuto in mente questo perché
E quindi sì, un po' questa scena per me sì.
giornata, siamo entrati e quindi ha dato un po', mi ha dato e mi dà questa, questo senso di apertura, ecco, di apertura ed accoglienza per chi passa. E quindi sì, anche questo mi sembra un invitare tutti, perché l'invito sì, magari arrivava da chi cioè, aveva da offrire magari poco e niente, però c'era per lui era importante chiamare qualcun altro a condividere, chiamare me o qualcun altro a condividere insieme, quindi anche questo sì, non un invitare perché ne hanno in abbondanza, però un invitare per condividere insieme e sicuramente questo è una, forse la cosa, una delle cose più belle che mi sono portata a casa, un po' questo condividere, quindi essere invitata a casa della gente, cioè per me poi nella vita delle persone, poi con il tempo ci si conosce, iniziano a raccontarti qualcosa di loro, iniziano a chiederti qualcosa di te. E questo secondo me sì, è un po' il modo che Dio, cioè, chiede di seguire un po', di seguire, di vivere un po' così, ecco, chiamando gli altri ad entrare nella propria vita e cercando di stare vicino alla vita degli altri per stare insieme a un banchetto, ecco. Beh, poi io sì, anche andando in Madagascar mi sono sentita invitata a conoscere un posto, quindi invitata a un banchetto, alla possibilità di nutrirmi, ecco, di tante cose, e adesso non ho detto solo due o tre, però tante cose bellissime. E quindi è stato così bello l'invito che ho deciso di ripartire, quindi tra un mese ripartirò, sarà un'occasione per ringraziarmi ancora e per chiedere al Signore che ci aiuti ad accompagnarci sempre. E quindi sì, questo e basta. Vorrei finire con una frase che se mi ha lasciato una mia amica questa settimana, e la leggo intanto. Basta incontrare qualcuno e fermarsi con lui, ascoltare ciò che scorre sotto la pelle, prestare attenzione ai moti del cuore, ai sogni, alla fragilità. Basta questo per aver cura di qualcuno. Basta fermarsi ed esserci, non è chiesto molto altro. Un po' sì, questo secondo me
però vedere anche qualcuno che era di fianco a me e dopo quel tempo mi ha conosciuto di più, ha conosciuto un po' più com'ero, ha conosciuto le mie fragilità, le cose che non mi andavano bene e questo solo col tempo e col darsi tempo e stare vicino esce fuori, se si passa e se si dedica tanto tempo a fare soltanto, secondo me non riesce. E quindi sì, ringrazio per questa frase che in questi giorni mi ha